Vediamo questo esercizio. La punta di un diapason vibra a 440 Hz con ampiezza 0,05 mm, cioè un ventesimo di millimetro. Calcola massima accelerazione e massima velocità della punta, la punta della forcella del diapason, e la sua accelerazione e velocità quando è spostata di 0,03 mm rispetto al centro di oscillazione. Provate a risolverlo da soli senza guardare lo svolgimento, lo guardate poi soltanto alla fine. Vediamo lo svolgimento, il diapason che oscilla 440 volte al secondo con ampiezza di oscillazione che ho chiamato sia A che R di un ventesimo di millimetro. Qui c'è il disegno, il centro di oscillazione più R meno R o più A meno A a destra e a sinistra. R è il raggio dell'immaginario moto circolare uniforme che compie il punto P partendo da questa posizione e la sua proiezione lungo sul diametro orizzontale, per esempio, descrive un moto armonico, è il punto Q che si muove avanti e dietro con una posizione, una velocità, la posizione è questa freccia verde, la velocità è questa freccia blu e un'accelerazione che è questa freccia rossa, che in ogni punto sono dati, in ogni momento sono dati dalla proiezione, come sappiamo, della posizione del punto P, quindi proiezione di P e troviamo S, oppure dalla proiezione della velocità di P e troviamo la velocità di Q, oppure dalla proiezione dell'accelerazione centripeta di P e troviamo così l'accelerazione di Q. Qui ho immaginato tre diversi momenti quando il punto sta nel primo, nel secondo e nel terzo quadrante. Conosciamo già i segni delle tre grandezze fisiche, posizione, velocità e accelerazione del moto armonico. Sappiamo che quando le frecce vanno a destra sono positive, quando vanno a sinistra sono negative. Conosciamo anche le formule, la posizione del punto Q, cioè del moto armonico, R coseno di alfa. La velocità del moto armonico è questa, già lo sappiamo, l'accelerazione è questa. Con alfa, l'angolo ideale immaginario che descrive il punto P nella sua rotazione, dato da omega t. Infatti questa formula deriva, ricordiamolo, dalla velocità angolare del punto P, l'angolo spazzato in un certo intervallo di tempo, quindi alfa diviso t. Formula inversa, alfa uguale omega t. Ricordiamo anche che la massima velocità si ottiene quando il punto Q passa al centro, verso sinistra o verso destra, nel primo caso la velocità massima è negativa, nel secondo è positiva. E la velocità massima è la proiezione della velocità di P, quindi vale omega R. Perciò la velocità massima del moto armonico è più o meno omega R a seconda che il punto vada a sinistra o a destra, in modulo è omega R e tra poco lo calcoliamo. Per fare questo calcolo dobbiamo prima ricavare la velocità angolare che ricaviamo dalla solita formula, l'angolo descritto dal punto P che ruota in un periodo. Questo angolo è l'angolo giro e 2π greco radianti, quindi 2π greco radianti diviso il periodo corrisponde a 2π greco volte la frequenza, che è il reciproco del periodo. Andiamo quindi a sostituire i valori numerici 2π greco per 440 Hz e otteniamo in questo modo 2765 radianti, lo possiamo mettere e togliere, al secondo. Omega si chiama velocità angolare se è riferita al punto P che ruota di moto circolare uniforme, se invece è riferita al punto Q che si muove avanti e dietro di moto armonico, allora omega prende il nome di pulsazione del moto armonico. Ora che abbiamo calcolato la pulsazione del moto armonico, la sostituiamo nella formula di prima e quindi la moltiplichiamo per l'ampiezza di oscillazione, che è un ventesimo di millimetro sia a destra che a sinistra, cioè 0,05 mm. Il risultato è una velocità massima in modulo, a destra o a sinistra, di 138 mm al secondo, cioè 13,8 cm al secondo. Vuol dire che se il punto Q potesse proseguire a velocità costante, dopo aver attraversato il centro di oscillazione, percorrerebbe 13,8 cm in un secondo. In realtà non lo fa perché appena supera il centro di oscillazione rallenta, ma se potesse proseguire con quella velocità percorrerebbe 13,8 cm dopo un secondo. Adesso andiamo a calcolare l'accelerazione massima, che è la proiezione dell'accelerazione centripeta sul diametro. Sappiamo che questa accelerazione è massima quando il punto P e anche il punto Q si trovano all'estremità del moto armonico, quindi si trovano
alla massima distanza dal centro. Infatti, in questo caso, l'accelerazione del moto armonico coincide con l'accelerazione del centripeta del moto circolare uniforme, quindi coincide con omega al quadrato per r. Perciò l'accelerazione massima vale più o meno l'accelerazione centripeta, quindi vale più o meno omega quadrato per r, più o meno in base alla posizione in cui si trova il punto Q. Se il punto Q sta a sinistra, l'accelerazione è positiva perché va a destra, se il punto Q sta a destra, l'accelerazione è negativa perché va a sinistra. Andiamo quindi a sostituire i valori numerici per trovare il valore massimo di accelerazione in modulo. Io ho dimenticato il modulo, ecco, adesso l'ho rimesso, e quindi omega al quadrato, questo valore al quadrato per l'ampiezza d'oscillazione, un ventesimo di millimetro, troviamo 382 metri al secondo quadrato, che è un'accelerazione grande, un'accelerazione massima molto maggiore dell'accelerazione di gravità sulla Terra, che vale 9,8 metri al secondo quadrato. Siamo circa a un valore 40 volte più grande. Quindi la punta, le punte di questo diapason sono soggette a grandi accelerazioni massime. Infine l'ultima domanda: quando la posizione di questa punta si trova a più o meno 0,03 mm, qual è la sua accelerazione? Non sarà il valore di accelerazione massima, perché quella si ottiene all'estremità, sarà un valore più piccolo che si calcola con questa formula, mettendo al posto di S la posizione di 0,03 mm, calcoliamo in modulo, e quindi dobbiamo fare lo stesso calcolo di prima, solo che prima per trovare l'accelerazione massima ci avevamo messo 0,05 mm, un ventesimo di millimetro, perché dovevamo calcolare l'accelerazione massima all'estremità. Invece adesso ci mettiamo solo 0,03 mm e possiamo eseguire il calcolo numerico. Tuttavia il calcolo è più semplice se utilizziamo un piccolo trucco, e cioè dobbiamo calcolare omega al quadrato per S e moltiplichiamo e dividiamo per l'ampiezza d'oscillazione. Tanto il risultato non cambia perché moltiplichiamo e dividiamo per uno stesso numero, quindi per R. In questo modo otteniamo omega al quadrato per R, che è l'accelerazione massima calcolata prima. Omega al quadrato per R era questo valore qui, 382 metri al secondo quadrato. E poi rimane questo rapporto S su R, che fa 3 quinti, perché infatti sono 0,03 mm diviso 0,05 mm, i 3 quinti. Quindi dobbiamo moltiplicare per 3 quinti l'accelerazione massima, del resto è anche ovvio, perché l'accelerazione massima si ottiene quando la distanza dal centro è 0,05 mm a destra e a sinistra. Ma noi abbiamo una distanza di 0,03 mm, quindi l'accelerazione sarà i 3 quinti dell'accelerazione massima e sarà 229 metri al secondo quadrato, che è comunque un valore piuttosto grande ancora. Comunque il trucco algebrico non era necessario, se uno semplicemente sostituiva i numeri, faceva questo calcolo indicato qui, trovava 229 metri al secondo quadrato lo stesso.